Datemi permesso. Scusate. Scusate il ritardo. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Salve, allora, io mi presento, sono Dante, sono il vostro nuovo professore di filosofia. Vorrei intanto rompere un po' il ghiaccio, ora sapete che io mi chiamo Dante, vorrei sapere qualcosa di voi, ad esempio, secondo voi chi è il più spiritoso della classe? Ecco qua. Sei tu. Matteo. Tu ti chiami? Matteo. Matteo, tu ti autonomini più spiritoso? Autonominato. Ah, bene, bene. E invece il più serio, quello che proprio non ride mai? Chi è? Giulio. Giulio. Tu ti senti molto serio, Giulio? È più bravo o brava? Perché poi. Laura! Ah, su te proprio tutti d'accordo, sei la più brava in assoluto. Invece veniamo alle cose un po' più interessanti, tipo, non so, chi è, diciamo, il caso disperato, il caso che non si può recuperare in tutta la classe, non si può sapere. No? C'è sempre un caso disperato, eh? Non è particolare. Ecco, qualcosa mi fa pensare. Che c'è da ridere? Buongiorno. Buongiorno. Tu sei? Il caso disperato. Manuel. Manuel. E arrivi sempre con questo ritardo? Vabbè, ritardo, sono 10 minuti. Ah, quindi qui non li chiudono i cancelli quando... No. Sì, li chiudono, ma io passo da dietro. Ah, da dietro? E poi proprio a quest'ora non so manco come mi chiamo, quindi... Ho capito, certo. Allora, ragazzi, mi è venuta un'idea. Perché non prendete le vostre giacche, i vostri giubbotti e mi seguite? Dove? Dai, coraggio, un po' di vivacità, su, andiamo a fare 4 passi, che mica niente di male. Subito. Professore, ciao. Coraggio. Piacere. Piacere mio. Piacere. Ciao. Piacere. Piacere. Ciao. Ciao, piacere. Ciao, tu sei più alto di me, eh? Bene. Guardate che meraviglia. Adesso pensiamo un attimo agli uomini di quel tempo. No, ai loro pensieri, ai loro dubbi, voi immaginerete che fossero completamente diversi dai vostri oggi, dal vostro modo di essere al mondo. In realtà non è così. Vi faccio un esempio. Questa mattina Manuel, sì, a un certo punto mi ha detto: professore, io a quest'ora non so manco chi so, che è un pensiero piuttosto rupestre. Chi è Manuel per se stesso? Chi siamo noi? Che ci facciamo al mondo? Questo non lo decidiamo noi, lo decidono i nostri genitori. A me non mi ha deciso nessuno, sono uscito fuori per sbaglio, quindi... Infatti sei sbagliato, eh? Tutte queste domande hanno trovato una loro casa all'interno di una disciplina che si chiama appunto filosofia.